perché ero qui di nuovo? Aspetta. Aspetta un attimo. Parlami. Di cosa hai così paura? Cosa vuoi da me? Le cose che voglio di Max Payne. Una sigaretta, un whisky, il sole che splende. Voglio dormire, dimenticare, cambiare il passato. Mia moglie e mia figlia che mi sorridono. Munizioni infinite e licenza di uccidere. In quel momento la desiderai più di ogni altra cosa. Li hai portati qui. Su da me. Da lì possiamo farli fuori. Di qua! Max! Il dramma di quando si vuole una cosa è la paura di perderla. O non riuscire mai ad averla. Pensare rende deboli. Non riuscivo a levarmela dalla testa. Porca diavolo! Cercateli, uccideteli, lo sbirro e la troia dal grilletto facile, nessuna distrazione. Certo, certo, non vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto mi dà i brividi. Ehi, ma che diavolo? Oh, sta per cadere! Wow! Wow, c'è mancato un... Merda! Visto il casino che facevano, ripulitori forse non era il nome più adatto. Non mi piace, non mi piace. Non entrerò là dentro. Non fare il bamboccio, è come il tunnel dell'orrore per i ragazzini. Stanno venendo a prenderci, aiuto! Siamo spacciati! L'attacco delle scatole di cartone assassine! Ti dico che è un brutto presentimento. Ti terrò la mano, e manderò via tutti i vostri cattivi. Mi sento già meglio. Che sballo! La serie più... La serie più bella di tutti i tempi! L'eroe insegue questo serial killer, John Mirra. Alla fine, quando si guarda allo specchio, nel bagno dell'ospedale psichiatrico, e vede l'assassino riflesso, capisce che lui è John! Realizza di essere lui stesso, il killer! Ehi, non l'ho mai visto, grazie tante, mi hai raccontato il finale. Non l'hai mai visto? Non l'hai mai visto? Devi vederlo! Ti posso prestare il DVD! Hanno anche fatto un sito web troppo avanti! Devi proprio vederlo! Ok, ma non dirmi più nulla della trama. Copy! Pain!
Non puoi nasconderti! Granata! Ci siamo! La casa stregata era il territorio di caccia di Mona. Lassù! È là sopra! Attenti! Era sparita nell'oscurità dalla quale sarebbe riapparsa una vorticosa sorpresa. Passare da lì. Max, ripulì tu il mio amico. Ti copro io. Ok. Avevo abbastanza dei ripulitori che correvano all'impazzata a bordo dei loro furgoni. Avevo solo una chance, non c'era tempo di fermarsi a pensare. Non avevo scelta, non potevo aspettare Mona. Era la scusa di Vlad. Destino. Non mi fidavo di me stesso.
Max. Mi ero dimenticato della radio che mi aveva dato Mona. Max. Sono qui, sto facendo un giretto con i ripulitori. Ti farò sapere dove andiamo. A proposito di quello che è successo. Non posso parlare ora. Lei mi sfuggiva. Ma non poteva sfuggirmi il caso.